appuntamento che è il primo appuntamento del nostro ciclo dei libri della ragione organizzato dalla Società della Ragione in collaborazione con l'Associazione Luca Coscioni e con Forum Droghe. Ringraziamo prima di tutto la libreria IDS di Braccio che ci ospita oggi, come ospiterà gli altri appuntamenti di questo ciclo di presentazioni. Oggi partiamo con un volume che si chiama Contro il decoro, l'uso politico della pubblica decenza, che è un libro in realtà di qualche anno fa, ma che è quello che speriamo di riuscire a farvi a trasmettere, è in realtà un libro molto attuale per temi, argomenti e anche per un'idea, un'ideologia di fondo che si è affermata. A scriverlo è stata Tamara Pitch, che è qui al mio fianco, che è professore ordinario, era professore ordinario di filosofia e sociologia all'università, di sociologia del diritto, alla facoltà di giurisprudenza di Perugia, che si è occupata nella sua carriera accademica di ho la voce alta, quindi vediamo, ecco. Si è occupata di sicurezza urbana, di differenza di genere, di femminismo, ed è stata co-direttrice di studi sulla questione della rivista Saputi sulla questione criminale. Giusto? Benissimo. A discutere con lei oggi ci sono Alessandro Metz, che è un operatore sociale di Lega Top Sociali, quindi delle cooperative sociali, rappresentante delle cooperative sociali della Lega Top, e Gian Guido Nobili del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, che è un'associazione che unisce più di 40 città, unioni di comuni e regioni, tra cui anche il comune di Ferrara, e promuove, l'intento di questa associazione è promuovere nuove politiche di sicurezza urbana in un senso diciamo più ampio. Poi sarà lui naturalmente, se vorrà, a raccontarcene nel discorso che faremo sul decoro, diverse diciamo da come normalmente viene agitato il tema della sicurezza. Vi dicevo che questo libro è un libro importante, è un libro anche appunto molto attuale, perché ci porta a riflettere su un termine, che è il termine decoro, che è ormai entrato nel linguaggio della politica e non solo, e anzi direi di più è divenuto centrale, soprattutto a livello locale, anche se non solamente. Come Tamara Pitch scrive molto correttamente, questo concetto di decoro, in particolare in Italia, non è alternativo all'indecenza, ma ha un suo carattere, si intreccia diciamo a quest'altro tema, si è intrecciato in particolare in quella particolare variante della politica, dell'ideologia neoliberale, neoliberista, che in Italia è stato il berlusconismo, è stato, questo poi è un tema su cui si potrebbe ancora discutere, ma al di là di questo diciamo il decoro ha funzionato e funziona come ideologia, come strumento di controllo per, usiamo termini se volete un po' forti, ma per dominare le classi più deboli, non soltanto le classi più deboli dal punto di vista diciamo economico, ma in generale tutti quei gruppi sociali considerati marginali. Nel libro Tamara Pitch passa in rassegna alcune delle politiche sia a livello diciamo nazionale che invece a livello locale nei confronti di alcuni di questi gruppi, dai Rom ai migranti, ma anche, questo è un elemento su cui secondo me che mostra anche la complessità, anche per esempio il mondo giovanile, il mondo dei giovani, che è colpito spesso da ordinanze, nel caso delle amministrazioni locali, che tendono a limitare, discuteremo poi se
a torto, a ragione, correttamente, non so, tendono a limitare la condivisione di spazi e luoghi che normalmente rappresentano luoghi di aggregazione fondamentale per questi giovani. Il decoro in particolare, questo è un aspetto che credo sia molto importante da rilevare, si connette strettamente a quella parola magica che ormai noi, anche nella recente campagna elettorale, ma insomma che in realtà è un tema molto più antico, a questa idea della sicurezza, a questa ricerca ossessiva quasi della sicurezza che la politica tenta di offrire. Sicurezza, e qui chi è ferrarese sa bene a cosa mi riferisco, sicurezza che può essere reale, ma che può essere anche percepita, e non per questo il fatto che la sicurezza o l'insicurezza siano percepite dai cittadini, questo le rende meno problematiche per la cittadinanza, per la comunità intera. In questo caso a me sembra rilevante anche sottolineare come l'autrice, citando un autore americano, Jonathan Simon, ha sostenuto che gli Stati Uniti in particolare, a partire dalla fine degli anni 60, cioè quando è entrato in crisi un modello sociale che per semplicità definirò keynesiano, il sistema del welfare, e quando è entrato appunto, è nato un sistema neoliberale in economia e nella società, ecco, da quel momento la società americana è stata dominata, dice Simon, brutal crime, attraverso il crimine, inteso cioè attraverso le politiche, diciamo l'attenzione nei confronti del crimine, l'ossessione in qualche modo nei confronti del crimine. Mi sembra particolarmente interessante, soprattutto all'interno anche di un ciclo di incontri come questo, in cui poi si parlerà per esempio di politiche nei confronti della tossicodipendenza, proprio perché è quegli anni che nasce anche la War on Drugs negli Stati Uniti, una War on Drugs che penalizza i consumatori, non certo i grandi narcotrafficanti, consumatori che, guardate bene, sono spesso persone afroamericane. C'è un documentario secondo me molto bello, molto polemico, che peraltro potete trovare su Netflix, di Ava DuVernay, che si chiama 13, il 13° emendamento, nel quale si racconta di come questa war on drugs sia stata nei confronti delle popolazioni afroamericane in qualche modo la continuazione del sistema di discriminazione di, diciamo, quello che gli americani chiamano Jim Crow system. Quindi diciamo, da questo punto di vista voi vedete, e diciamo, scusate, questa battaglia è stata fatta in nome, anche in nome del decoro e della sicurezza. Ecco perché questi termini non sono neutri. L'insistenza italiana sul decoro è più tarda, diciamo, rispetto a quella del mondo americano, ma è ormai arrivata ed è dilagante, e oggi, diciamo, mutuando la vecchia espressione di chi parlava già negli anni 90 degli imprenditori della paura, cioè di questi politici che utilizzano la paura dell'insicurezza per guadagnare consensi, oggi si potrebbe dire che questi imprenditori sono imprenditori della paura e del decoro in qualche modo. E un elemento che a me pare particolarmente significativo in questo senso è che la professoressa Peach parte nel raccontare di queste politiche che anche in Italia sono state attuate da un tema che normalmente anche chi appartiene a mondi di, diciamo, di sinistra, mondi libertari, tende a guardare con una qualche ostilità, che è il mondo degli ultras. Perché i DASPO, quei provvedimenti che in realtà non puniscono comportamenti criminali, o solo in parte, puniscono in realtà anche atteggiamenti e comportamenti che vengono considerati, anche qui naturalmente ognuno ha la propria idea su questo, ma di certo non sono reati. Ecco, questo tema dei tifosi, che sono in fondo una forma, dice Tamartici, di un luogo di socializzazione per soprattutto per maschi giovani, ma non solo, ci sono anche molte donne che sappiamo bene come il tifo per la spalla abbia portato invece numerosi uomini, ragazzi e ragazze, ma ecco, diciamo, quei luoghi
di socializzazione, sono stati duramente colpiti. Ribadisco, anche qui naturalmente nessuno vuole giustificare le violenze, ma si può incorrere in un daspo anche senza commettere alcuna violenza. Quindi diciamo, questo elemento è, mi pare, nel libro di Tamarpici molto interessante, anche perché quasi automaticamente ci riporta a un altro tipo di daspo, che sono quelli che è il daspo varato l'anno scorso dal ministro Minniti, che dimostra da un lato la pervasività che ormai si è raggiunto anche in una sinistra che, come peraltro nel libro che vi dicevo del 2013, ma già all'epoca insomma questa idea di decoro e sicurezza si era aperta ampi spazi anche a sinistra, ma insomma, diciamo, adesso sembra con questi decreti particolarmente pervasiva anche in un mondo, nel mondo diciamo della sinistra e del centro-sinistra. Io segnalo solo questa dichiarazione, poi lascerò la parola. Minniti, presentando i daspo urbani, che come sapete sono questi provvedimenti che tendono a punire comportamenti a seconda di come poi vengono diciamo utilizzati dai singoli comuni che decidono di utilizzarli, scusate il bisticcio di parole, Minniti presentandoli dichiarava, l'ho tratto dal Sole 24 Ore del 10 febbraio 2017, non ci sono nuovi reati, né aggravanti di pena, ma misure come la possibilità di applicare in modo più ampio quello che si applica nelle manifestazioni sportive. Davanti a reiterate violenze sportive c'è il daspo. Di fronte a reiterati elementi di violazione di alcune regole sul controllo del territorio, le autorità possono proporre il divieto di frequentare il territorio in cui sono state violate le regole. Questo è come Minniti presenta questo provvedimento, che peraltro si è concretizzato ad esempio in una città vicina come Bologna, nella sanzione a persone che dormivano per la strada e che quindi in qualche modo, evidentemente senza commettere violenza, perché lui si usa sapientemente in questa dichiarazione termine violenza, ma hanno però in qualche modo violato questo decoro urbano. Io concludo citando in questo senso una frase di Tamarpici che non è in questo libro, ma che appunto riguarda i decreti di Minniti, e dice Tamarpici: il richiamo al decoro urbano è significativo. Ciò che conta è che le città diventino pulite e asettiche, vetrine di beni di consumo, attraenti per i turisti ricchi e gli investimenti delle grandi corporation. E poi, citando, era un pezzo che era stato scritto pochi giorni dopo che un ragazzo si era, ahimè, buttato da una finestra perché aveva la sua camera, erano stati insomma, trovati, era stato trovato in possesso di qualche grammo di marijuana, insomma, anche l'hashish, insomma, comunque. Quindi in un'occasione molto drammatica, giustamente Tamarpici concludeva chiedendosi la sicurezza di chi. Ecco, su questi aspetti io credo ci sia molto da riflettere anche per il futuro. E in particolare, io adesso cederò la parola ai nostri ospiti, ma mi piacerebbe che nella fase poi successiva la professoressa Pisci dicesse quanto secondo lei siamo arrivati in qualche modo a un punto di non ritorno dopo che il libro tutto sommato si conclude quasi con una punta di ottimismo nel 2013 dicendo forse c'è uno spazio per, ecco, non voglio cadere nel pessimismo cosmico, ma quanto invece siamo purtroppo in una fase in cui sarà difficile recuperare alle parole la parola sicurezza, un termine diverso, su questo credo che lei sia abbastanza scettica, ma e se questo termine decoro potrà essere mai neutro, o se invece questo termine decoro, se viene utilizzato dalla politica, assumerà sempre questa funzione, diciamo, di sostanzialmente dominazione. Questa è una prima domanda, ma prima che la professoressa Pisci risponda, io passerei la parola a Giambino Nobili, del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, per raccontarci anche che cosa il forum è e poi per interloquire con la professoressa Pisci su questo.
Grazie, buon pomeriggio a tutti. Sì, qualche parola sul fronte italiano è doverosa perché altrimenti la platea può pensare che faccio parte di un'associazione, in realtà non voglio nascondere, faccio parte di una rete di istituzioni, il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, una rete nazionale, una rete più ampia, il Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, che null'altro è che la rete di città e regioni, enti regionali in Europa che si occupano da circa una trentina d'anni della promozione di politiche locali di sicurezza. In Italia siamo qualcosa di più di 40, 8 regioni, molte città, tra cui il Comune di Ferrara. Io lavoro alla regione Emilia Romagna, che è stata la prima regione a occuparsi di promozione delle politiche locali di sicurezza. Questo può stupire molti, perché tradizionalmente, quando lo dico, si aspettano tutti che siano nate in Lombardia, in Veneto, e incrociano anche le Lombardia, perché quelle politiche nacquero con un comitato scientifico a metà degli anni 90, certo con un'ambizione che era quella di coniugare un'idea diversa di politiche di locale di sicurezza, che non è certo quella che viene riecheggiata in buona parte, soprattutto nella seconda parte del decreto Minniti. C'era un'idea che viene traggo proprio dal libro di Tamar Pitch, di cercare di coniugare quelle che erano le politiche riformatrici europee, la nuova prevenzione, e quindi con un approccio che allora era molto chiaro, prevalente di prevenzione sociale, con alcune politiche di prevenzione più orientate al controllo, quelle che tempiamente definivamo di prevenzione situazionale, con una chiara prevalenza di prevenzione sociale. Poi naturalmente le esperienze locali non sono andate esattamente in quella direzione, almeno non dappertutto. Credo che comunque difendendo questa esperienza, l'esperienza sul nostro territorio regionale, in Emilia Romagna, abbiano condotto molte città a sviluppare politiche locali di sicurezza molto più avanzate che altrove, e dove c'è ancora un'idea di approccio integrato di prevenzione. E qui mi allaccio a uno degli elementi di prima debolezza del decreto Minniti, salvo a mio avviso che sia molto importante ricostruire come è nato, perché altrimenti noi ci dimentichiamo un po' la storia di questo paese. Cioè, sembra che il decreto Minniti, il decreto 14-2017, ferma nato così, improvvisamente. C'è una storia delle politiche locali di sicurezza che purtroppo è rimasta, dico purtroppo, visto che sono una persona che a livello professionale si è spesa per sviluppare in questi ultimi 20 anni, è rimasta molto dominio degli addetti ai lavori, mentre la retorica sulle politiche locali di sicurezza si è sviluppata sui media assolutamente senza tenere le esperienze locali delle politiche di sicurezza. Il decreto ultimo, decreto 14-2017, nasce a seguito di oltre 20 anni di riflessione, di esperienza, di confronto a livello locale, non solo, ripeto, nazionale, ma anche con altri paesi. E c'è stata una fase, quella del comitato scientifico degli anni immediatamente successivi a Città Sicura, in cui abbiamo accarezzato l'idea che quell'approccio di prevenzione integrata si riuscisse effettivamente a realizzare, sincero di non avere rispondo, e dato un'idea quasi 20 anni fa, nel 2002-2003, l'associazione era presente, il Forum Italiano per la Sicurezza Umana formulò una prima ipotesi di riforma delle politiche locali di sicurezza, cui si aggiungeva un vagone, riforma delle polizie locali, perché comunemente erano definiti vigili urbani, e le polizie locali che sono una delle figure, uno degli attori, a mio avviso non il principale, delle politiche locali di sicurezza, ripeto, non il principale, ma uno degli attori delle politiche locali di sicurezza.
quella riforma nata nel 2002, nel 2003 trovò una condivisione con la Società Nazionale Comuni Italiani, con la Conferenza Stato-Regione, e fu per più volte discussa in diverse legislature, e si è sempre arenata nella Commissione Affari Costituzionali di successive legislature. Per farla molto breve, sono passati 15 anni, e quella collaborazione istituzionale che all'inizio degli anni 2000 c'era, in una visione veramente riformatrice, che se andate a rivedere quella proposta di legge, molto diversa da quella attuale di Delon, che parla, sono molto diverse, e che cosa si intende diversamente le politiche integrate di sicurezza, si è progressivamente persa. Ora, alcuni aspetti che possono sembrare lontani, ma che spiegano perché si è arrivato a questo testo. Allora, c'è anche una collaborazione istituzionale tra le diverse articolazioni del pubblico, c'è un'idea per cui le politiche integrate di sicurezza dovevano nascere dal basso, dalle comunità, sviluppate dalle città in cui le regioni avevano lavoro, lui attualmente lavoro di intermediazione, se volete, tra i governi centrali e le città, per la promozione di politiche locali in cui l'ente regione faccia da cerniera e da promozione di politiche integrate di sicurezza. Quel livello di integrazione tra le istituzioni progressivamente si è perso. Nel 2015 quel testo, che voi avete visto oggi, viene lavorato tra ANCI, che è la Società Nazionale dei Comuni Italiani, e il Ministero dell'Interno, tagliando via il ruolo delle regioni. Questo potrebbe sembrare apparentemente una rivendicazione, come dire, di sofferenza, perché non sono stato coinvolto, visto che non lavoro con una regione, ma non è esattamente così. Perché nel frattempo, cos'era successo? Che nel 2007-2008 l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani aveva favorito un processo di collaborazione diretta tra il Ministero dell'Interno e CIA, che non solo tagliava le regioni, ma dava un approccio molto diverso alle idee di sicurezza, favorendo un primo pacchetto di sicurezza che per la prima volta, perché nel libro Tamappi ci cita non tanto il decreto sicurezza 14-2017, ovviamente, perché era così, ma il pacchetto sicurezza Maroni, che per la prima volta nel 2008-2009 riutilizza e tira fuori dalla naftalina, da un passato che speravamo dimenticato, per un decoro. E qui c'è un primo elemento di fragilità dell'idea di politiche di sicurezza integrata, che nel decreto Marietta Maroni vengono pochissimo citate, nel decreto attuale vengono citate, ma vengono citate in maniera molto diversa da come intendevamo nell'idea di politiche di non prevenzione. L'idea di politiche integrate nello sviluppo che sia stato fatto in forma italiana per la sicurezza umana voleva dire l'integrazione tra diversi approcci preventivi con una prevalenza dell'approccio di tipo sociale e con altre modelli tradizionali di prevenzione comunitaria, situazionale, eccetera. L'idea che è emersa da questo decreto non è che ci siano diverse forme di prevenzione integrale, in particolare quella sociale, ma che ci sia un'integrazione tra attori diversi. L'idea di integrazione che emerge da questo decreto è che l'integrazione sia tra città, regione, ministero dell'interno, con una carica chiara regia ministeriale. L'altro aspetto paradossale di debolezza qual è? Che di quel disegno di legge molto ambizioso, che non ha visto la luce, riecheggia qualcosa nella prima parte, che è quella che ovviamente bisogna anche lavorare in istruzione, devo anche avere una visione ottimista e cercare di salvare degli aspetti, è quella ambiziosa del decreto, in cui la definizione di sicurezza urbana, che pur non è quella che volevamo, tant'è che per esempio decoro, abbiamo chiesto nella fase di conversione di legge, come essendo stati coinvolti né come associazione né come Forum Italiano per la sicurezza umana, né come regioni, tanto vero che la conferenza è stata organizzata coinvolta solo in fase di conversione, solo in fase di legge convertita esattamente il giorno dopo. A me personalmente sono stata quasi una beffa, cioè il giorno che la legge, da decreto legge,
2014-2017 è diventata legge 48 20 aprile 2017. Giornato il 21 di aprile è stato abbastanza beffato. L'elemento dico di positivo è per la prima volta nella definizione del decreto convertito in legge, cito un aspetto che forse alla fine può sembrare un po' tecnico, ma chiaro in sostanza, le politiche, per la prima volta questa legge sfila dall'idea che quando parliamo di politiche locali di sicurezza stiamo parlando di una branca delle politiche di ordine pubblico di sicurezza. Uno degli elementi che una riflessione che per tanti anni ho fatto con Massimo Valarino, con tanti amici, è stata una confusione anche lessicale in Italia, cioè tra ordine pubblico e sicurezza, che in Italia come altrove è competenza esclusiva dello Stato, come una gran parte degli ordinamenti europei, e sicurezza urbana. Fino alla conversione di questo decreto, l'approccio della Corte Costituzionale, l'approccio non degli studiosi in ambito sociologico, ma dei giuristi, assolutamente sì, di attuazione costituzionale, era l'idea che le politiche locali di sicurezza fossero un sottoinsieme dell'ordine pubblico e sicurezza. Che cosa voleva dire? Che fondamentalmente si riconosceva una centralità al Ministero dell'Interno e quel pochissimo ambito di agibilità che avevano i sindaci lo avevano non in quanto rappresentanti di una comunità democraticamente eletta, ma in quanto ufficiali di governo, una certa differenza. E quindi una catena di comando ministeriale, e quindi un'idea che emergeva chiaramente nel pacchetto Maroni, per cui l'ho sempre definito un'idea riduzionista delle politiche di sicurezza, di fatto lo strumento che veniva riconosciuto ai sindaci e agli assessori e agli amministratori era quello delle ordinanze sindacali in materia di sicurezza, legate al decoro, alla pulizia, a tutti quegli aspetti che nel testo vengono chiaramente messi ben in evidenza, che di fatto toccano le figure della marginalità sociale di gli stilisti, senza fissa dimora, eccetera. Ora, l'elemento a mio avviso positivo di questo decreto è che per la prima volta chiaramente si riconosce che le politiche locali di sicurezza non sono un solo insieme dell'ordine pubblico della sicurezza. Nella definizione che ne viene fatta, e addirittura ci sono alcuni passaggi che sono ambiziosissimi, perché si dice la sicurezza è un bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro, qua vengono fuori i concetti estetici, emozionali, che vengono giustamente messi in evidenza con un profilo critico nel testo che discutiamo oggi, ma da perseguire attraverso riqualificazione e recupero delle aree più degradate, eliminazione, io sottolineo questo aspetto, perché è un'affermazione dal punto di vista giuridico direi iperbolica, eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale. Io, se fosse stato legislatore, sarebbe un pochino più prudente, perché poi dico qualcosa su questo. Affermazione di più elevati livelli di coesione sociale, convivenza civile. Ora, la prima parte è talmente ambiziosa che l'avrei ben accolta, mi sarei detto benissimo, la seconda parte del decreto, quella che ahimè è definita tecnicamente come disposizione a tutelare la sicurezza delle città del decoro urbano, in realtà dovrebbe essere un grande investimento di welfare sociale, no? Perché se io mi pongo come obiettivo l'eliminazione, non neanche la riduzione, il contenimento, l'eliminazione di marginalità di esclusione sociale, la promozione della coesione sociale, tutto mi posso immaginare meno che il divieto di accesso al cosiddetto minidasco e l'ordine di allontanamento che si è da sformare. In che cosa trovo davvero debole l'impianto, per come è stato disegnato da ANCI, il Ministero dell'Interno, è che a fronte di un'ambiziosa definizione, gli strumenti operativi che vengono conosciuti sono assolutamente incoerenti con quegli obiettivi. Se gli obiettivi di quell'affermazione, più elevati livelli di coesione e convivenza civile,
di eliminazione del fattore magenta? Certamente non posso immaginare, e per questo in parte l'Endolisi ha avuto responsabilità nella definizione delle linee generali per la promozione della sicurezza integrata, che è uno, diciamo così, tecnicamente lo sto definendo non in maniera corretta, ma dei decreti attuativi in cui abbiamo lavorato, abbiamo cercato di riequilibrare verso strumenti che sono altri rispetto al dato dell'ordinanza. Altrimenti, davvero, cioè, se io penso che quella sia l'obiettivo a cui devono tendere gli enti locali, addirittura le regioni, noi abbiamo una legge regionale sulla sicurezza umana e lo Stato, e poi gli strumenti che vengono messi a disposizione, non c'è proprio logica. Non entro neanche nel discutere se funzioni o meno i DASPO, non c'è coerenza tra quell'obiettivo e gli strumenti operativi. Mi ascolto, è stata anche la posizione che abbiamo assunto come associazione. Abbiamo chiaramente detto fin dalla fase di conversione, anche prima, perché purtroppo giravano dei testi di questo genere, abbiamo chiesto ai colleghi dell'ARCI di essere coinvolti, ma devo dire che quando pochi mesi prima a Pisa ci siamo trovati in un incontro pubblico con il Ministero, la grande rivendicazione che era stata riconosciuta da questo testo di legge, la vorrei leggere perché è abbastanza curiosa, se mi date un secondo che io trovo, era che la più grande novità, la principale novità sta nel superamento dell'impostazione che vede le regioni interlocutori direttamente in materia di sicurezza urbana. Ora, a qualcuno non tecnico, probabilmente non dice nulla, il mio commento fu in maniera molto tecnica, sti cazzi, perché detta in maniera un po' più meno tecnica, grande risultato, superamento dell'interlocuzione diretta delle regioni. L'elemento non provavamo a discutere sugli strumenti operativi. Ora, credo che da questo punto di vista, e non era facilmente mediato, perché il pacchetto sicurezza Maroni del 2008 citava molto le ordinanze sindacali in tema di prostituzione, di decoro urbano. Sul tema degli ultra, degli ultra non c'era una grande attenzione. Fa bene Tamara averlo citato, anche perché è vero che lo strumento del DASPO, che non c'è ancora, quindi hai colto bene, purtroppo, che stava arrivando, forse pochi si ricorderanno uno slogan che cantavano gli ultras quando furono messi la prima misura, che era DASPO per gli ultra, adesso DASPO per gli ultra, domani per tutta la città. Furono facili profeti. Ora, quello strumento, in parte, abbiamo parlato anche con tante volte, l'interlocuzione con il Ministro dell'Interno, che nell'applicazione all'interno degli stadi ha dato anche dei risultati in termini di contenimento delle violenze. Poi uno può discutere se quello fosse lo strumento. Io, la mia visione è che se parliamo di sicurezza negli stadi, il grande limite dell'approccio che è stato fatto in questi anni è stato quello di incardinare le politiche di contrasto della violenza negli stadi presso il Ministero dell'Interno. Questo è stato a mio avviso un limite, perché si è dato un approccio solo sicuritario che di fatto ha sì ridotto le violenze, bisogna riconoscere oggettivamente, ma anche svuotato in gran parte gli stadi italiani, che frequentavano gli stadi italiani, non ricordo, un buon spazio negli anni 80-90 in Serie C con 35.000 spettatori in Serie C, oggi fanno fatica tanti stadi di Serie A per quella presenza. Ma al di là di questo, è tecnicamente lo strumento, cioè la posizione che noi abbiamo rivendicato come fanno terra per la sicurezza umana è questa. Quello strumento ha una logica e ha una sua coerenza eventuale laddove tu pensi di poter controllare alcuni soggetti specifici molto ridotti fondamentalmente nell'accesso a un luogo perimetrato in determinati momenti della settimana. Spero ancora meglio, è evidente a tutti che vietare l'accesso a alcune centinaia di soggetti in tutta Italia durante la partita di calcio, parliamo chiaramente Bologna-Spal,
io sono stato interessato, ma sono stato da sparco, e mi si obbliga a firmare in questura prima e dopo, è abbastanza evidente che mi sarà difficile, come dire, porre in essere attività aggressive o violente dentro lo stadio. È l'idea di mutuare quello strumento negli spazi pubblici che è, a mio avviso, assolutamente insostenibile. Per due motivi: che mentre per l'Ultras, per l'Hooligans, c'è un interesse chiaro a andare alla manifestazione sportiva, non immediatamente precedente o successiva, ma stiamo parlando di un evento chiaro, evidentemente identificato, in uno spazio fisico identificato, per le figure di marginalità sociale che nella nostra città non hanno punti di riferimento e che sono, che fanno parte degli spazi pubblici, della vita delle città, della complessità della vita delle città, pensare che li si bandisca un'area rispetto a un'altra è, dal mio punto di vista, non realizzabile per chi fa il spettacolo. Cioè, non sto neanche parlando dal punto di vista, cioè, mi fermo ancora prima di una valutazione morale, faccio una valutazione di fattibilità tecnica. Chi fa il spettacolo? I polizi locali? Realisticamente possiamo pensare, penso da me, in una piazza che vi conoscete, che in Piazza Verdi si possa controllare H24, come si dice tecnicamente, che ci sia una figura di marginalità sociale che non vanno in Piazza Verdi, se anche fosse possibile si può stare in Piazza Puntoni, che ha, cioè, ciò che si può immaginare sono quello che noi temevamo, per le misure di dipendenza situazionale, la dislocazione, lo spostamento e mantenere un posto all'altro, no? La sua eliminazione, come potrebbe dire in senso proattivo e positivo. Quindi c'è una debolezza evidente dal mio punto di vista delle misure che sono incoerenti con gli obiettivi e tecnicamente non perseguibili dal punto di vista concreto, se non sbandierabili dal punto di vista puramente simbolico. Quindi qua, quando qui c'è una tendenza del suo testo, già nel pacchetto Sicurezza Maroni era evidente che la gran parte delle ordinanze avevano una funzione meramente simbolica e non erano concretamente applicate. Chiudo con una considerazione. Oltre alla coerenza degli strumenti, soprattutto su quel pacchetto che viene commentato nel libro, la pochezza che viene riferita all'idea di sicurezza che si concentrano, si riconoscono nelle ordinanze sindacali in materia di sicurezza, purtroppo disperde in realtà una grande esperienza, non riconosce che disperde, non riconosce una grande esperienza di politico locale di sicurezza che soprattutto nella prima decade di questo nuovo millennio si sono sviluppate in tante città. E se posso dirlo, le ordinanze amministrative sono state una delle esperienze peggiori di quelle politiche locali. E lo dice qualcuno che ha visto sul territorio della regione le prime ordinanze sindacali in materia di sicurezza. Se ricordate anche Tarapici, 1998, l'ordinanza anticostituzione a Rimini, ci lavorando con un Massimo Favarini. Quelle ordinanze erano le prime in Italia anticostituzione, funzionarono per un breve periodo perché ci fu una sorta di collaborazione anomala tra magistratura, polizie, amministrazione locale, ma determinava di fatto una dislocazione della Costituzione nei comuni minimi, Riccione e altri. È inutile dirvi che la Costituzione ha continuato a svilupparsi in quelle città, quindi non è certo uno strumento pensabile per governare questi fenomeni, se non è sicuramente sì. Grazie, do la parola ad Alessandro Metz. Sì, grazie. Siccome alle 7:30 ci chiudono, manca mezz'ora, mando velocissimo per impedire, come dire, per dare la parola a Marbisbe, se no. E quindi vado per spunti, perché se inizio a fare un ragionamento rischio di essere troppo prolisso. Ci sono diverse cose. Primo, penso che il libro effettivamente spiega benissimo
quello che sarebbe successo in assenza del sapere, in assenza di, ma spiega il contesto dentro cui quella tempesta perfetta che sono state le leggi Minniti Orlando hanno una doppia firma e un doppio valore. Quindi non c'è il cattivo, ma c'è un senso generalizzato nella volontà di espressione di questa materia. E quindi spiega benissimo il contesto, perché dentro una situazione particolare, come quella di un governo in assenza di opposizione su queste tematiche, perché un governo in assenza di opposizione da parte degli enti locali riesce a produrre quel tipo di legislazione. Due i decreti, due le leggi. Perché dico in assenza di opposizione? Primo perché ovviamente l'opposizione al cosiddetto centro-sinistra fa la standing ovation a questi provvedimenti, e il 4 marzo abbiamo visto anche perché, nel senso che non sono quei provvedimenti che vanno a togliere l'acqua a chi agita il tema della sicurezza, cioè così come veniva citato prima Jonathan Simon, che viene riportato all'inizio proprio del libro, quando afferma che in America si governa attraverso la paura della criminalità, quella di strada, non quella di Wall Street. Si potrebbe parafrasare dicendo che ormai in Italia si governa attraverso l'immigrazione. Cioè, ormai questo è il tema di discussione nelle nostre città, che rischia di annullare e nascondere tutto il resto. Cioè, quello è, no? Perché parliamo sempre di due criminalità diverse, la nostra e l'altro. Anche questo è riportato all'inizio ben nel libro, no? Il doppio peso, se è una criminalità che ci riguarda, oppure se è una criminalità che è altro da noi. Perché gli enti locali, in particolare i comuni, secondo me, non hanno opposto resistenza, o anzi hanno favorito e in qualche modo richiesto quel tipo di legislazione? Perché banalmente è finita la fase storico-politica in cui il consenso si costruiva in base alle politiche sociali e agli aspetti amministrativi che era in grado di mettere in moto attraverso i servizi sociali a risposta ai bisogni dei tuoi cittadini come amministratore locale. Ci dicono che le risorse non ci sono più, le risorse arrivano sempre meno agli enti locali, quindi sempre meno risposte ai bisogni, alle politiche sociali, alle situazioni legate al territorio possono arrivare dagli amministratori. E anche perché ormai il consenso, in assenza del consenso progettuale, si costruisce sulla paura. Quindi la logica è quella di dire: guarda, io ho soldi per rispondere alle politiche sociali, ai bisogni e necessità dei tuoi cittadini, non te ne do, però ti do alcuni strumenti che tu puoi agire dove, come vuoi, contro le figure più fastidiose che hai nel tuo tessuto cittadino e che comunque vengono viste in maniera fastidiosa. Quindi io ti do degli strumenti per agire un potere, un potere. Non dimentichiamo che viene dato al sindaco la possibilità di fare un mini DASPO per 48 ore in assenza di qualunque passaggio. Poi la questura e tutti gli organismi si muovono per verificare se quello può diventare di 6 mesi o reiterato a seconda dei casi, situazioni. Però intanto il sindaco può decidere che una persona qualsiasi per 48 ore non può frequentare una parte della città.
ci verrebbe da dire, vabbè, una cosa che non esiste, che non può avere senso, non sarà mai utilizzata. Dopodiché noi ci dimentichiamo sempre della fantasia, della creatività perversa dei nostri amministratori. Cioè ci dimentichiamo che questa cosa può essere utilizzata dal punto di vista sociale, politico, culturale, può essere utilizzata in svariati modi. Uno dei primi DASPO, in questo caso di allontanamento, è stato fatto a Sassuolo, forse ve lo ricorderete, giunta di centro-sinistra. Madre, figlio e il compagno della madre, figlio maggiorenne, vivono in strada. Quindi il comune dà un DASPO di allontanamento a queste tre persone che vivono in strada. La motivazione, la giustificazione del sindaco è quello che ti fa capire il livello dove siamo. La motivazione è stata: sono tre persone che hanno bisogno. Noi, come comune e come amministrazione di centro-sinistra, aiutiamo le persone che hanno bisogno. Però, quelle di Sassuolo. Queste tre persone sono di un comune vicino. In questo modo, noi, dando il DASPO di allontanamento a queste tre persone, le mettiamo nella condizione di ritornare nel proprio comune e farsi aiutare dai servizi sociali di quel comune. La parte agghiacciante di questa motivazione è data dal fatto che io, dopodomani, per motivo X, perdo il lavoro, inizio una qualsiasi problema di dipendenza collegato o meno a situazioni di difficoltà mie personali e mi ritrovo a vivere una condizione di marginalità, di dover dormire prima in macchina poi in strada, di dover mandare a mangiare la Caritas o ritrovarmi in situazioni di necessità e bisogno. Io, Alessandro Metz, persona che per 50 anni ha vissuto con un ruolo pubblico, sociale, politico e culturale nella mia città, e se dovessi ritrovarmi in quella condizione, è più facile che io voglia vivermi in quella condizione nella mia città, in cui ho avuto per 50 anni un ruolo pubblico, o persone con cui ho giocato a calcetto, con cui sono andato a scuola, familiari o amici dei miei figli, oppure vado in una città, Milano, Roma, anonima, in cui io posso vivermi la mia condizione in una città nell'anonimato. No, il sindaco di Sassuolo dice no, non puoi, devi viverti la tua condizione di sconfitto, devi vivere il tuo fallimento nella tua città, perché lì i servizi sociali possono aiutarti e tu, cioè, paghi anche la colpa di essere un fallito, cioè, perché poi di questo si sta parlando. Quindi nel momento in cui si introietta questo aspetto, diventa un problema enorme per le persone che vivono condizioni, situazioni di difficoltà, di disagio e di necessità e bisogno, ma anche ovviamente per chi lavora su questo terreno. Io sono un operatore sociale e quindi non sono uno in grado di fare ragionamenti complessi, ma mi misuro con la quotidianità che vivo nel mio operare. Uno dei punti del decreto, poi legge Minniti Orlando, prevedeva la parificazione dell'operatore sociale in pubblico ufficiale in una determinata e specifica materia, che era quella della documentazione legata alla richiesta di permessi di soggiorno per richiedenti asilo, quindi solamente su una fattispecie, però parificava l'operatore sociale in pubblico ufficiale. È stata sospesa in attesa di, adesso vedremo come e se avrà un prosieguo. Però piano è poco.
prima riflettevo venendo in treno a Ferrara, che ogni tanto ci sono dei compleanni, ci sono dei momenti di ritualità. Aprile e maggio sono forieri. Abbiamo in aprile c'era l'ottantennale della prima esperienza di elettroshock su una persona per la cura della salute mentale. Adesso, tra un paio di giorni, abbiamo il quarantennale della legge 180, e quindi la legge Basaglia. Qualche giorno fa avevamo il primo anno della legge Minniti Orlando. Noi abbiamo oggi una decina di istituti per la salute mentale in Italia che fanno ancora l'elettroshock. Abbiamo le celebrazioni in corso e che verranno con la messa doverosa per la legge 180 di Franco Basaglia, in cui diceva: lo psichiatra vive una contraddizione enorme, ha un mandato dello Stato a essere uomo d'ordine. L'uomo d'ordine, in qualità di psichiatra, deve tutelare la comunità rinchiudendo chi è pericoloso per se stesso e per gli altri. Però la contraddizione consiste nel fatto che il psichiatra è anche uomo di scienza e quindi ha un mandato etico, che è quello di curare la persona con problemi di salute mentale, liberandolo dalla condizione di ristrettezza e riportandolo nella comunità. Perché la comunità deve avere gli strumenti, e là inizia l'opera della politica e delle politiche sociali, deve avere gli strumenti per curare se stessa. Non è altro da se stessa la persona in difficoltà, non è altro dalla comunità la persona in disagio mentale, di dipendenza, di indigenza o altro che può caratterizzare una condizione di marginalità. Quindi la comunità o è in grado di prendersi cura di se stessa e quindi anche delle proprie parti in difficoltà, oppure non è una comunità, diventa una cosiddetta comunità complice, quindi chiusa contro gli altri. Se noi utilizziamo questa contraddizione di cui parlava Basaglia più di 40 anni fa e la portiamo all'oggi, e la vedo sul mio lavoro, il mandato che ho io dai miei committenti, siano essi gli enti locali o lo Stato, ma anche il luogo comune, il senso comune, è quello di essere controllore sociale. E quindi io mi vivo quotidianamente la mia contraddizione, il mio mandato, è quello di essere controllore sociale. Ma se io voglio essere operatore sociale è quella persona che lavora con persone che sono temporaneamente in stato di bisogno e necessità. Temporaneamente è la parola magica, fondamentale. Se io tolgo il temporaneamente, diventa assistenza, diventa il fatto che io metto al centro il mio bisogno che avrà sempre di me quella persona. E invece no, se è temporaneamente, il mio lavoro consiste nel fornire degli strumenti a quella persona che è temporaneamente in stato di bisogno e necessità per emanciparsi da me, per emanciparsi dall'operatore sociale. E quindi, se io faccio il controllore sociale, faccio quello che mi viene richiesto normalmente. Chiudiamoli, che siano tossicodipendenti, che siano migranti, che siano disabili, che siano qualunque, costruiamo nuovi contenitori. Quello che Basaglia diceva, ogni contenitore dentro cui si inserisce una determinata categoria sociale diventa un luogo di pratica manicomiale. Qui noi festeggiamo la legge 180 e il quarantennale. E quindi ci viene richiesto il contenitore. E a me, operatore sociale, di essere quello che ha le chiavi di
di essere l'accompagnatore al più. Se io invece svolgo veramente il mio lavoro, che è quello di emancipazione, di fornire degli strumenti di emancipazione, l'emancipazione molto spesso si produce attraverso il conflitto. Processo naturale, normale, ognuno nella propria vita si è emancipato da famiglia, da situazioni, attraverso la conflittualità. E quindi quello che oggi viene assolutamente normato in tutte le forme possibili e immaginabili. Beh, quando giustamente viene sottolineato il fatto di eliminazione di alcune problematiche, mi viene in mente ovviamente il tema delle sostanze dipendenze. Questo ultimo governo, cioè, che in realtà è ancora in carica, però questo governo, che sono di 5 anni, non è riuscito in 5 anni, né con i diversi che sono passati da Renzi, Gentiloni, Letta, cioè chiunque altro prima, non sono riusciti a dare una delega a nessun ministro sulle politiche, sulle norme. Non è stata data mai una vera delega politica. E non a caso siamo ancora in attesa, dopo 13 anni, della conferenza nazionale sulle droghe, che è la legge prevista ogni 3 anni. Quindi, da un lato, il tema droghe, il tema dipendenze, non è stato affrontato minimamente. Ma non solo, cioè, non come Giovanardi e Serpelloni, che dal mio punto di vista lo affrontavano in maniera peggiore, ma proprio non è stato affrontato. Quindi, se il tema è la volontà di eliminare alcuni aspetti, forse bisogna affrontarli. Invece, a fronte dell'assenza della capacità di volontà di politiche capaci di affrontare le situazioni e quindi di affrontare le questioni che producono la povertà, che producono situazioni di disagio, di difficoltà o altro, si decide che la via più facile e che oggi crea maggior consenso è quella dell'attacco ai poveri, l'attacco ai diversi. Aprirei un sacco di altre cose, ma come dicevo prima, lascio la parola a Tamar, che mi sembra che sia più interessante di me. Grazie Alessandro Metz. Diamo la parola a Tamar. Grazie mille, grazie per l'invitato. Io vorrei cominciare per una cosa che riguarda i muri, che riguarda Casaglia. A me pare che quello che sta succedendo adesso, non solo in Italia, poi in giro per il nostro mondo piccolo, non la parte occidentale, diciamo, del mondo, è che i muri adesso non sono tanto costruiti per tenere le persone dentro, come le carceri e gli ospedali psichiatrici, anche se probabilmente le carceri hanno avuto un boom negli ultimi, non adesso, ma negli ultimi anni, ma soprattutto per tenere fuori. Cioè, i muri che vengono costruiti in questo momento, diciamo, in questo periodo, non soltanto oggi, ma tra un po', sono muri che tendono a separare, nel senso di tenere fuori gli indesiderabili da luoghi invece che vogliono essere o che si sentono privilegiati. Pensate per esgesempio alle gated communities, no? Cioè ai quei quartieri chiusi dove stanno i ricchi, con la vigilanza privata, no? C'è un mercato della sicurezza privata tra gli aggeggi, i vari dispositivi delle persone impiegate, che è incredibile. Oppure addirittura i grandi centri commerciali, adesso sembra che siano in crisi, però l'idea era quella di spostare la socialità della città dentro i centri commerciali, perché ecco, a parte che i centri commerciali si comprano, no? Uno va lì a comprare, quindi naturalmente è ben visto anche questo, ma sono considerati luoghi sicuri perché appunto sono sorvegliati. Sono sorvegliati da chi? Da sempre le polizie private. Quindi c'è uno stato, c'è una differenza, c'è un qualche cosa di diverso, diciamo, tra la modernità, almeno
fino agli anni 50 e quello che sta succedendo adesso. Perché prima l'idea era quella che noi dovevamo chiudere dentro delle mura i pazzi cattivi, i tossici, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso l'idea è che questi facciano quello che vogliono, basta che non ci disturbino, chiudiamoci. Questo sia a livello reale che soprattutto a livello simbolico e metaforico. E che cosa fanno queste mura, più o meno reali? Queste mura che ricordano per l'appunto le vecchie città fortezza, no? Di epoca medievale, costruiscono soggettività, soggetti appunto, homines muniti, li chiama Wendy Brown, cioè persone che come dire, si sono hanno sviluppato una soggettività da assediati, da assediati, no? Allora, per ricominciare, diciamo, che rapporto c'è tra sicurezza e decoro? Ma prima di tutto che cosa si intende con sicurezza? Però io dico questo perché per una persona della mia età l'accezione che adesso è diventata comune di sicurezza era assolutamente quasi sconosciuta. Quasi sconosciuta. Quando noi abbiamo cominciato a studiare la questione della sicurezza, ce ne siamo cominciati a occupare perché, come dire, stava venendo meno la, diciamo, la nozione di sicurezza che all'epoca nostra, all'epoca, diciamo, del welfare, se volete, fino agli anni, fino alla fine degli anni 70, almeno per quello che riguarda l'Italia, forse anche dopo, per noi sicurezza è una solo sicurezza sociale. La sicurezza intesa come diminuzione, immunizzazione individuale dai rischi di criminalità, illegalità, terrorismo, eccetera, e dico individuale, è un'accezione recente, e anche molto vecchia naturalmente, cioè riprende l'accezione antica, l'accezione di Hobbes, no? Di Thomas Hobbes e dei contrattualisti in generale, che, per cui come dire, gli esseri umani, gli individui nascono per me, si riuniscono per produrre un sovrano che li protegga da uccidersi a vicenda e poi che vengano uccisi dai barbari, dai nemici, da quelli che vengono fuori. Beh, questa accezione è stata, come dire, è ritornata in voga in Europa all'inizio degli anni 80, gli Stati Uniti sostiene addirittura la metà degli anni 60, in Italia a partire dagli anni 90. Perché? Perché? Che cosa è successo? Vabbè, non possiamo fare un discorso troppo lungo, quindi voglio dire, le ragioni possono essere tante, diciamo che questo tipo di scivolamento, slittamento, ha certamente a che vedere con quella che viene chiamata la svolta neoliberale, che per gli Stati Uniti è anche una svolta politica, con Reagan, con Thatcher prima, con Reagan dopo, Blair continua le politiche, Clinton continua le politiche neoliberali, siamo dentro per l'appunto una razionalità neoliberale. Dentro questa razionalità neoliberale i soggetti cosa sono? Soggetti devono essere prima di tutto responsabili di se stessi, non devono dipendere da niente e da nessuno, l'imprenditorialità di sé, no? No. Diciamo, cosa diceva Thatcher, la società non esiste, esistono soltanto gli individui, quindi i legami sociali, le relazioni, non ci porta niente. Tutto questo, ognuno deve poter badare a se stesso e naturalmente a quelli che direttamente dipendono da lui o da lei. Chi non ce la fa, o va appunto assistito più o meno con la carità perché il welfare viene tagliato, oppure rientra tra quella categoria che pensavamo fosse una categoria ottocentesca invece ritornata, e quella dei poveri pericolosi. I poveri possono essere pericolosi e quindi vanno, diciamo contenuti. Chi quindi non ce la fa a essere responsabile di se stesso e a badare a sé stesso con le proprie risorse, senza dipendere dalle risorse collettive, dalle risorse dello Stato, ecco, allora quella si chiama libertà e
quella è una brava persona, è un bravo cittadino. Gli altri non sono bravi cittadini, anzi forse in un certo senso si potrebbe dire che per certi tipi di retorica, certi tipi di politica non sono cittadini. Infatti, se noi andiamo a guardare le nostre città, per esempio, dovremmo dire che le persone che dormono sotto i portici, le persone che vendono servizi sessuali, quelli che chiedono, quelli che chiedono le immagini, eccetera, eccetera, perché non sono cittadini? Ovviamente sono cittadini pure poi, no? Vivono nella città, se cittadino vuol dire vivere e usufruire in un particolare luogo che chiamasi città, allora questi sono cittadini, allora è compito della collettività, cioè, prima lui, farsi carico anche delle difficoltà di queste altre persone. Invece no, si tende invece a dire no, questi sono, diciamo, sì, sono ipermale, quindi bisogna arrivare ad una separazione tra il perbene e il permale. Naturalmente per il permale ci sono sempre le solite persone, cioè appunto i poveri, i mendicanti, gli immigranti maschi e femmine, anche quello poi è una contraddizione, no? Perché noi sappiamo benissimo che soprattutto per quello che riguarda le migranti donne, ma anche i migranti uomini, sono tra i pochi, tra le poche risorse di welfare che ancora abbiamo. Certo, ce lo dobbiamo pagare da noi, però costa certamente molto meno che andarsi no, a cercare una badante italiana. Cioè, sono badanti, sono domestiche, si fanno un lavoro di cura, quindi fanno un lavoro che dovrebbe, come dire, produrre. Che dovrebbe produrre sicurezza. Non posso naturalmente andare a... adesso farò solo... che cosa c'entra il decoro? Il decoro è venuto fuori dopo. Noi abbiamo cominciato a occuparci di sicurezza, a partire dall'inizio degli anni Ottanta, direi. Noi abbiamo cominciato a scrivere le prime cose su queste questioni all'inizio degli anni Ottanta. La questione del decoro è venuta fuori invece negli anni 2000, a metà degli anni 2000, e riguarda certamente molto di più la città che non il livello nazionale o europeo. Perché questo non l'ho detto, ma l'ossessione sicuritaria, l'ossessione della sicurezza, non è un'ossessione soltanto locale, e non è soltanto nazionale, ma è una ossessione dell'Unione Europea, anche delle direttive, di molte politiche messe in piedi dall'Unione Europea, soprattutto nei confronti di, dopo Schengen, di chi viene fuori dallo spazio Schengen. Ci sono altre cose da dire su questo, ma non abbiamo tempo e quindi me le dirò. Mentre il decoro ha più a che vedere evidentemente con la città, è sempre più riferirsi a quello che possono o non possono fare i sindaci. Questa è un'altra questione naturalmente, perché i sindaci non possono fare quasi nulla. Le loro risorse per le politiche sociali sono da quando, nel 2000, quando è la legge che ha passato le competenze per le politiche sociali ai sindaci, agli enti locali, non mi ricordo, comunque degli anni 2000, inizio degli anni 2000 secondo me, da quel momento ovviamente, non solo da quel momento, insomma, le risorse sono pochissime, 2001 sì, le risorse sono estremamente diminuite, ma non solo sono diminuite, c'è anche da dire che, come dice un famoso sociologo francese a proposito degli esperimenti in Francia, la nuova prevenzione integrata, quella che piace a te, lui valutando queste politiche dice, ma è ovvio che non possono avere nessun risultato, perché i problemi che di una città non sono risolvibili localmente, non c'è niente da fare, siamo tutti interrelati, probabilmente non sarebbero risolvibili o aggredibili neanche a livello nazionale, figurati a livello locale, la disoccupazione, la marginalità, l'immigrazione eccetera eccetera sono questioni locali, non sono questioni locali e non possono essere affrontate sul piano locale al di là di tutte le buone intenzioni. E così ai sindaci che cosa è rimasto? Ai sindaci, tanto ai sindaci, insomma, soprattutto ai sindaci, è rimasta la cura del decoro, tra virgolette, che ha a che vedere, che non è, cioè, io vengo da Roma,
Quindi se Decoro volesse dire di mettere a posto le strade, che vi devo dire, togliere l'immondizia, fare in modo che i mezzi pubblici non si incendino ogni minuto, cioè, chi ha visto il nostro, questo nostro autobus incendiato, probabilmente se non era di Roma, ha pensato all'ISIS, noi abbiamo pensato all'ANAC. Allora, se questo vuol dire, se questo volesse dire Decoro, più illuminazione, degrado, se volesse dire appunto cercare di risanare i luoghi meno, no? Saremmo tutti d'accordo, tuttavia Decoro non vuol dire questo. Non vuol dire questo. Vuol dire, voleva dire, tra il 2008 e il 2010, quando c'è stata la fioritura delle ordinanze grazie al pacchetto Maroni, e vuole dire oggi, vuol dire oggi, vuol dire imporre una sorta di disciplina di controllo sociale sulla città in modo tale da renderla appetibile per i turisti ricchi, quelli poveri ci piacciono poco, no? I tornelli a Venezia, non per lei sono tanti inutili, io lo so, e per naturalmente come vetrina per eventualmente le grandi multinazionali. Cioè si percorre con questo, con questa legge di Orlando, ovviamente lui, ancora di più chiaramente del decreto Maroni, si riprende, diciamo, la filosofia della tolleranza zero di Rudolph Giuliani negli anni 90 a New York, che è stata una, come dire, una politica che ha avuto un enorme successo. Se voi eravate andati diciamo negli anni 70-80 a New York, cioè siete tornati negli anni 2000, la città è riconoscibile, ma è anche incredibile, nel senso che chi non ha abbastanza mezzi per vivere, cioè, si deve spostare fuori dai, ormai ovviamente stanno gentrificando anche il Bronx, quindi non so dove andrà a finire la gente. Che cosa faceva Rudolph Giuliani? E questa è la, secondo me, la filosofia di questo decreto. Che cosa faceva? Appunto, ogni minima non illegalità, non criminalità, non, ma quelle che vengono chiamate inciviltà, no? Dal, appunto, da buttare le carte per terra, rompere le famose finestre o qualcosa di questo genere, con questi. Ma immediatamente lui arriva la polizia, no? I nostri sindaci, la polizia non ce l'hanno, tutti questi vanno repressi e sono morti in questo tipo di repressione un bel po' di ragazzi, naturalmente soprattutto ragazzi neri e ispano-americani. Devo dire che con le nostre politiche di sicurezza, a livello nazionale, questo non è soltanto locale, mi sono prendendo i ragazzi, naturalmente quelli beccati o sospettati di fare uso di qualche sostanza vietata, lì ne sono parecchi che sono morti, sia in botte, sia in carcere, sia per le strade, eccetera, eccetera, grazie al corso di polizia. Quindi, in questo decreto Minniti si introduce poi anche un'altra cosa. Adesso dico soltanto queste due cose e poi andrà. Un'altra cosa, nel senso che si premiano i bravi cittadini. Cioè si divide la cittadinanza in due, i bravi e i non bravi, i cattivi. I bravi cittadini sono quelli che volontariamente assumono il compito di combattere il cosiddetto degrado, per esempio tutte le iniziative di tech, a questi si possono dare i premi. Questi altri dove li mettiamo? Non si sa bene dove li mettiamo. In realtà da nessuna parte, questi sono decreti, leggi, ordinanze che hanno un potenziale, hanno soprattutto un valore simbolico e che non raggiungono neanche l'obiettivo minimo, perché l'obiettivo minimo del decreto, della legge Minniti, qual era? Quello di far fronte alla sicurezza percepita, non alla sicurezza vera, perché da noi la criminalità è in grande diminuzione, quindi è la sicurezza percepita, ma no, ma tu più parli di sicurezza, più la gente ovviamente un po' di sicurezza nel senso che si dice adesso, e più la gente si preoccupa, c'è un'escalation della questo
già detto dai francesi, dagli inglesi, eccetera, eccetera. Non so perché noi abbiamo voluto, cioè io, l'ultima cosa che voglio dire è che tra la popolazione non considerata da queste politiche di sicurezza c'è la metà della popolazione, ossia le donne, perché le donne ovviamente non vengono tutelate da questo, dalla sterilizzazione del territorio urbano. Già alle donne viene sempre detto non fate questo, non fate quest'altro, siete a rischio, dovete aver paura, dovete aver prudenza, non vi vestite così, non andate di là, eccetera, eccetera. E già questo, come dire, è una bella decurtazione della nostra libertà. Queste politiche hanno come soggetto, in realtà, se noi andiamo bene, vedere chi è che viene tutelato, chi dovrebbe essere, nessuno è tutelato, ma chi dovrebbe essere tutelato da questo tipo di politiche è un signore maschio, adulto, bianco ovviamente, quindi italiano, non povero, diciamo, non ricchissimo per i ricchi, si intendono da soli, non, però per l'estate, diciamo, un certo, quello che adesso si chiama un certo meglio, più o meno, impoverito. Perché le donne... E ovviamente che non hanno, queste politiche non hanno niente a che vedere con le donne. Il femminile è molto usato come giustificazione di queste politiche, cioè del decoro, della sicurezza. Si dice che dobbiamo difendere le nostre donne. Da chi dobbiamo difendere le nostre donne? Mica da noi. Noi siamo bravi, noi uomini italiani, noi sposiamo. Sono gli altri che sono cattivi e stuprano. Lo stupro è sempre stato costruito così, dividendo tra noi, tra due tipi di maschi, i maschi autoctoni e i maschi che si vogliono contrastare. Le donne qui non c'erano niente, come potete facilmente capire. Quindi il femminile è utilizzato fortemente dentro le retoriche di giustificazione di questo tipo di politiche. Noi sappiamo benissimo che le donne sono molto più minacciate e a rischio dentro le sicure mura di casa, al lavoro, eccetera, eccetera, che non e da uomini che loro conoscono perfettamente, i loro ex mariti, i partner, gli amici, i fratelli, i padri, eccetera, eccetera, che non da sconosciuti scuri di pelle in giro per le strade della città. Tant'è che se noi volessimo, avendo in mente di come facciamo a proteggere le nostre donne, tenete conto, è molto interessante che il termine protettore in italiano è meraviglioso, perché c'ha l'ambivalenza che dice tutto. Vabbè. Comunque, se noi davvero volessimo tutelare le donne, allora che cosa dovremmo fare? È ovvio che è quello che dovremmo fare. Dovremmo, seguendo questo tipo di politiche, la logica di questo tipo di politiche, dovremmo buttare fuori tutti gli uomini dalla città, dal paese, dal continente e dall'universo mondo, perché sappiamo benissimo che sono gli uomini che fanno paura in generale, che sono quelli, diciamo, più violenti, se tra virgolette, o comunque che fanno paura in città, sia alle donne sia agli uomini. Gli uomini magari non lo ammettono, però è vero, è questo. Gli uomini non hanno certo paura delle donne, no? Allora, l'unico modo per, se noi volessimo seguire questo tipo di politiche, per tutelare veramente le donne è cacciare tutti gli uomini dall'universo mondo. È chiaro che sarebbe, come dire, anche non molto profittevole e abbastanza noioso. Allora dovremmo partire invece proprio dalle donne, dai migranti e dalle migranti, da quelli più anziani, eccetera, le cosiddette persone vulnerabili, e fare in modo che la città diventa un luogo accogliente per loro. Più donne ci sono in strada a tutte le ore del giorno e della notte, più la gente in generale si sentirà sicura. Ovviamente questo non basta, però già questo sarebbe qualche cosa. Ma noi abbiamo fatto una ricerca tantissimi anni fa in questi luoghi, in queste zone, io e Carlo di Ventimiglia, e che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una cosa molto banale, cioè che le donne che circolavano, che utilizzavano la città bene, erano le donne che si sentivano in maggiore controllo della propria vita, ossia quelle che avevano maggiori risorse sociali, culturali ed economiche. Il che vuol dire politiche sociali. Quando con politiche di sicurezza si vuole anche coprire
dire che le politiche di sicurezza devono comprendere anche le politiche sociali non va bene, perché la sicurezza prenderà sempre il sopravvento, e questo è quello che è successo. Per questo io, come dire, nonostante che abbia lavorato nel Città Sicura all'inizio degli anni 90, io questo ho sempre detto che non mi convinceva. Non si parte dalla sicurezza, si parte da qualche altra cosa e poi forse si arriva alla sensazione di sicurezza o alla produzione di maggiore sicurezza. Perché anche bisognerebbe chiedersi sicurezza rispetto a che cosa? Più sicurezza di quando? Non è che le nostre città non sono certamente più insicure. Voi non lo sapete, perché la maggior parte di voi è giovane, negli anni 70, soprattutto il sabato, le manifestazioni si facevano il sabato, non che tanto, come si dice, succedevano un bel po' di cose, no? Bene, per non parlare di cent'anni fa, naturalmente, le città dell'Ottocento erano città ben più, come dire, pericolose e violente di quelle che sono adesso. Quello che capisco abbiamo finito, e quindi vi ringrazio di essere venuti e ad aprire un minimo di dibattito, e vorrei ringraziare comunque Gianguido Nobile, Alessandro Metz e soprattutto Tamar Gic per essere stati qui con noi oggi, ricordando anche che, visto che siamo a Ferrara, si parlava delle possibili vittime del decoro, di cui a Ferrara forse una l'abbiamo già avuta, che è Federico Giovanni. Non sappiamo esattamente cosa è successo, ma sappiamo come poi è stato caratterizzato, un ragazzo di centri sociali, tossico, eccetera, eccetera, eccetera. Vi saluto dicendovi semplicemente che martedì 15 maggio c'è il prossimo appuntamento, si parlerà di canapa medica e dialogo con Fabrizio Dentini, Giulia Gilbertoni, consigliere regionale, Paola Peruzzo, consigliere comunale, e Marcella Zattaferra, consigliera regionale. Grazie a tutti.